Valarmorghulis ragazzi, bentornati o benvenuti nel mondo del ghiaccio e del fuoco. Oggi vi portiamo un video dove proveremo a rispondere a modo nostro ad un interrogativo che in realtà vediamo spesso fare nei commenti, in giro online quando si parla di questa saga. Però facciamo il video proprio ora perché di recente abbiamo portato un video sull'età degli eroi e tra i vari commenti questo interrogativo è tornato di prepotenza, diciamo così, in realtà non erano tantissimi No, per commenti, però fortuna no. era comunque l'occasione giusta per parlarne, e cioè perché non c'è la tecnologia Westeros se la timeline parla di millenni e millenni di storia umana? Perché sono fermi al classico, tra virgolette, medioevo fantasy? Ed è, a parte una domanda molto diffusa che non ha una risposta perché il fantasy è così, punto, potremmo chiudere il video pure così. Bene, ci vado Eris. Però vediamo di rispondere un attimino e dare qualche motivazione esterna, interna al mondo delle cronache per cercare di capire il perché a Westeros, effettivamente in tutto il mondo delle cronache, non è che siamo andati così tanto avanti a livello di tecnologia, nonostante i millenni di storia accertata in pratica che abbiamo. Però cominciamo a stabilire un attimino un po' di cose, e uno è per l'appunto. È un romanzo ed è un romanzo fantasy. Non è che ogni cosa deve rispondere ai canoni del mondo reale e ogni cosa non può essere perfetta e spiegata in maniera perfetta. Poi, da un certo punto di vista storico, antropologico e culturale, l'evoluzione tecnologica dipende da mille fattori ambientali, sociali, politici, economici, bellici. E noi qua non vogliamo entrare troppo nel dettaglio, quei dati lì li lasciamo agli storici, agli antropologi. Stiamo parlando di una saga fantasy, vogliamo concentrarci su quegli elementi fantasy tipici di questa saga, particolari, unici, diversi anche dagli altri saghe Il primo fantasy. che mi viene a interpellare è il professor Barbero, che spiega come si è evoluta la storia delle armi. Qui sotto i video lo banno, perché che Barbero sappia a menadito tutta la storia dell'umanità, io non lo metto in dubbio, ma qui stiamo parlando delle cronache del ghiaccio e del fuoco. E non dobbiamo sovrapporre necessariamente la storia vera alla storia appunto fasulla inventata da Martin. Concentriamoci sugli elementi inventati da Martin che invece possono aver in qualche maniera influito sul modo in cui si è evoluta la storia della società umana in questo universo narrativo. E ribadendo proprio il fatto che le cronache sono una storia fantasy, partiamo da questo, e cioè che in generale, spesso nelle storie fantasy, c'è l'elemento magico, e questo in qualche maniera funge da alternativa alla scienza, e di conseguenza c'è meno scienza perché c'è una cosa che nel mondo reale non esiste, e che è il bula bula magico. Letteralmente, e se voi pensate che uno dei massimi sproni della tecnologia è l'invenzione di nuove armi per ucciderci in maniera più efficace, siamo in un mondo in cui non c'è la bomba atomica, ma la bomba atomica è un essere vivente che ha le ali e sputa fuoco e probabilmente fa escrementi bollenti, perché suppongo, non lo so. Abbiamo i draghi, e i draghi dal punto di vista bellico sono la bomba atomica del mondo di Marte. Non c'è nessun bisogno di inventare una bomba. Esiste un animale, si può domare addirittura. Tra l'altro ci sono teorie secondo cui i draghi sono stati inventati con riti magici, quindi sarebbero anche in quel caso una sorta di progresso Che però ci magico-tecnologico. arriviamo a parlare di questi esperimenti, di queste scoperte. Però per fare altri esempi, le candele di vetro sono degli artefatti magici che permettono le comunicazioni a distanza, sono dei telefoni che sostanzialmente sostituiscono i telefoni, gli smartphone Sì. di Westeros. E poi se andiamo per esempio in un altro campo più specifico come quello della medicina, abbiamo un genio nel suo campo come Qyburn, che però cosa si inventa? Si inventa la resurrezione, gli zombie, si inventa, dal fantasy passiamo addirittura Sì, all'horror, sì. però in quel campo una evoluzione, un tipo di progresso, cosa ha portato alla montagna che cavalca, che è vivo nonostante probabilmente non abbia la Noi testa. ci abbiamo provato a fare esperimenti di galvanismo nella storia reale umana. Non ha funzionato il galvanismo, ragazzi, non ha funzionato. Perché non c'era Qyburn? Perché non c'era Qyburn, perché non Perché? c'era la magia.
Vabbè, comunque, mettiamo da parte un attimino l'elemento magico, ma facciamo entrare l'elemento post-apocalittico. In che senso? A parte le... Facciamo entrare Kenshiro. Kenshiro, sì. Questo un calcio entra... E fa esplodere le teste alle persone. Quello è proprio scientifico, poi tra l'altro che tu premi l'ombelico di una persona e gli esplode il cervello. Ah, beh, l'ho visto fare dal vivo. Ah, il mio cugino americano. Ah, giusto, il famoso cugino. Quello che c'ha la PlayStation 14. Sì. Beh. Vabbè, nelle storie post-apocalittiche noi vediamo spesso che quando al mondo decide di esserci una guerra troppo grande da sterminare tre quarti dell'umanità e rendere tutto una wasteland nucleare, di solito la società umana regredisce a un livello selvaggio, pieno appunto di teppisti con le borchie e le motociclette e chissà come ancora funzionano, e poi c'è Kenshiro che fa saltare i crani. Ora, dell'idea che Asoyaf possa essere una storia post-apocalittica abbiamo già parlato durante le live sul meme dell'iceberg, e dire una teoria che era molto in basso, però in realtà se la vediamo da un punto di vista più circoscritto e legata solo ad alcuni periodi, ad alcuni luoghi delle cronache, ha molto senso. Pensiamo per esempio a Valyria e al disastro di Valyria, perché l'impero valiriano era l'apice della cultura e della società umana, dove magia e tecnologia si erano fuse insieme e c'erano delle creazioni allucinanti, incredibili. Tralasciando le strade che i valiriani hanno letteralmente inventato e sono ancora esistenti nel mondo di Martin, l'acciaio migliore del mondo rimane quello di Valyria. È un metodo che Udur utilizzavano per fondere minerali e roccia, che rendeva le lame fabbricate con questo acciaio impareggiabili, le armature fabbricate con questo metallo incredibilmente resistenti e leggeri. Ma è un metodo che abbiamo perso. Le candele di vetro vengono create a Valyria. Valyria aveva creato i telefoni, l'acciaio temperato damascato, avevano creato un sacco di situazioni che tecnologicamente parlando, pur ammantate di magia, erano tecnologicamente molto avanzate. Chissà che avrebbero fatto ulteriormente se non ci fosse stato il disastro. Apocalisse, è esploso una corona di vulcani, un continente si è inabissato, tutto perso, letteralmente. Si è tornati indietro, no? Le lancette del progresso hanno fatto un passo indietro. E nessuno è riuscito a replicare niente. Lo stesso discorso si può fare in maniera diversa per Westeros, lì c'è stata un'apocalisse di ghiaccio e non di fuoco, però anche lì la lunga notte probabilmente ha portato indietro tutti i progressi che gli esseri umani stavano facendo, basti vedere in campo architettonico, perché risalgono a quel periodo, proprio l'età degli eroi, e quindi prima della lunga notte o comunque in concomitanza, l'alta torre degli Hightower, che è un moderno grattacielo, oppure Capo Tempesta, che ha queste mura create con una tecnica che non è stata più replicata, che permetteva di unire più mattoni come se fossero un unico grande muro di un unico grande materiale, perché doveva resistere ai venti impossibili lanciati dagli dèi. Grande Inverno è il sistema idraulico di riscaldamento, ha dei tubi che portano l'acqua calda di una falda acquifera riscaldata nel sottosuolo attraverso tutti i muri del castello. I termosifoni. Non ce ne sta un altro castello in tutta Westeros coi termosifoni, ragazzi. Grande Inverno c'ha i termosifoni. Quindi com'è? Erano più bravi a costruire prima. Quindi poi probabilmente il disastro causato dalla lunga notte ha provocato una regressione nella cultura umana dovuta ai grandi traumi che hanno vissuto le popolazioni in quel periodo particolarmente infausto. In più, oltre alla lunga notte mitologica che tra l'altro ha colpito tutto il mondo e non solo Westeros, almeno così ci dicono le storie, c'è da considerare la questione delle stagioni, che non sono costanti, non sono come le conosciamo nel mondo reale, e ogni stagione può durare anni, spesso troppi anni, soprattutto quando è un inverno rigido e tremendo e che magari è arrivato dopo un'estate troppo breve, e questo non può che impattare su molti aspetti della vita degli uomini e delle donne, ed è un elemento ambientale che va considerato in questo discorso che stiamo facendo. Sostanzialmente è come se la lunga notte ogni tanto si riproponesse a livello microscopico. Pensiamo a un villaggio sperduto nel nord di Westeros in cui c'è un solo fabbro e in mezzo alle montagne quel fabbro durante il lungo inverno muore.
e nessuno sa l'opera, l'arte del fabbro. Che succede? Tutti i progressi fatti da quel fabbro sono persi per sempre. Perché l'inverno è durato 10 anni. Ecco, la gente non poteva stare lì ad apprendere i metodi perché, boh, erano poca popolazione, troppa poca la materia con cui fare pratica e magari, boh, finito, ecco. È difficile spostarsi con la neve durante tutti questi periodi così lunghi, cioè... Se ne potrebbe parlare per ore per ognuno di questi aspetti, però andiamo avanti che sennò il video non finisce più. Arriviamo all'ipotesi metanarrativa. Lo vogliamo lasciare in pace a George Martin o no? Già ogni tanto lui se ne esce con degli svarioni tipo ma Jamie ha l'armatura più pesante quindi vince contro Aragorn che c'ha la spada magica. E io capisco che lui è il primo che coltiva un po' di ste minchiate, però... Le cronache del ghiaccio e del fuoco sono un romanzo fantasy. Va bene che Martin è famoso perché ha messo decisamente tanto realismo in molte parti della sua opera, però non è che possiamo togliere tutta la libertà di sto autore di scegliere per finzione personale di mettere quel dettaglio piuttosto che un altro. È pur sempre un'opera di letteratura con i suoi limiti e con le decisioni di Martin che voleva le cose in un certo modo. Per esempio i draghi. È verissimo che lui ha scelto di fare i draghi in quella maniera, cioè con 2 zampe e 2 ali e non con 4 zampe e 2 ali come vorrebbe il classico drago nelle storie fantasy, nei giochi di ruolo, eccetera. E lo ha fatto perché secondo lui era più coerente da un punto di vista biologico, più probabile da un punto di vista scientifico. Però è sempre un drago, è sempre magico, non esiste, sputa fuoco. E comunque non può volare il drago a 2 ali, cioè tu puoi forzare la sua fisica in modo che poi ma non è vero. È più realistico, ma non è reale, cioè ci sono comunque delle libertà che dobbiamo concedere all'autore, sia per le sue scelte, sia per i suoi limiti. Poi, va bene che Martin si ispira tantissimo al mondo reale per il suo world building e ci mette tanta cura e tante attenzioni, però molte situazioni che Martin scrive sono praticamente impossibili nel mondo reale. E partiamo da un esempio molto molto stupido: l'araldica. Martin è un pazzo. Martin crea quello di Duncan l'Alto è un simbolo araldico impossibile da replicare più volte, ogni volta uguale, sullo stesso scudo, ogni volta che quel simbolo viene danneggiato, perché gli scudi, sapete, si danneggiano e si ammaccano molto facilmente. I simboli araldici sono semplici, pochi colori e poche figure. In Martin c'è la follia più totale. Questo è proprio l'esempio giusto, lo facciamo un video dedicato sull'araldica. Lui si è ispirato alle regole effettive, però poi si è preso tante libertà perché... Faceva figo creare dei simboli anche molto intricati come quello dei Blackwood che ti racconta tutta la storia di casa Blackwood. Però vi immaginate quelli addetti a dipingere gli scudi e le armature oppure quelli a ricamare i simboli per casa Blackwood? Poveri loro che è una follia. Tutta una vita a fare solo quello. Un altro esempio che leggo molto spesso è quello che riguarda il telescopio, perché nel mondo di Martin esiste il telescopio. Gli occhi di Mir, perché a Mir sono molto bravi con le lenti, il vetro, eccetera, eccetera. E molti dicono, però nel mondo reale il telescopio è arrivato dopo le armi da fuoco, quindi se c'è il telescopio ci devono anche essere le armi da fuoco da qualche parte. No! Evidentemente qui si sono sviluppate in maniera diversa le cose. Evidentemente Martin non voleva le armi da fuoco nel suo mondo e non bisogna seguire... le regole umane in un mondo in cui fino a 80 anni prima c'erano i piromanti che sputavano fuoco dalle narici, sì. E li abbiamo visti nel libro che ci sono quelli che fanno i trucchi di magia e incominciano a sputare fuoco. Perché le cose devono andare nella stessa maniera di come conosciamo la storia vera? Chi se ne frega? Magari Martin non lo sapeva, magari Martin lo sapeva e se ne è fregato lui. Cioè, è probabile pure che nel prossimo libro, la prossima scoperta di Qyburn, dopo aver resuscitato un morto, sarà: oh guarda, ho scoperto come fare un'arma da fuoco! Che da Qyburn mi aspetto tutto, perché è il mio personaggio preferito. Perché no? Cioè, però, in un mondo in cui fino letteralmente, ragazzi, un centinaio d'anni prima c'erano i draghi e c'era la magia a mille, e adesso la magia è pure tornata... Che utilità c'era di dare privilegio all'arma da fuoco piuttosto che al telescopio? Perché il mondo di Westeros deve essere uguale al nostro anche a livello di tempistiche? Non è che la guerra fra Lannister e Stark è durata 4 milioni di anni, 4.000 anni di rivalità anche nel mondo reale. Cioè, questa sovrapposizione può essere interessante in alcuni casi perché è bello anche speculare su queste cose, però dobbiamo sempre ricordarci che un romanzo
con i limiti e con semplicemente la poetica del suo autore. Cioè Martin è partito che voleva un romanzo fantasy ambientato nel classico medioevo fantasy. Fatto un romanzo fantasy ambientato nel classico medioevo fantasy. Poi, che ci sono 20.000 anni di storia prima, chi se ne frega, quello è venuto dopo. Poi, per carità, l'ambientazione è stata il punto di partenza per lo scrittore. Per carità, lui l'ha infarcito di tanti riferimenti al mondo reale e l'ha cercato di rendere il più realistico possibile. Un motivo per cui, per esempio, pure Lucio si è letto le cronache, non essendo un amante del fantasy. L'abbiamo sempre detto, sì, però sì. Insomma, dategli un attimino di respiro. Tra l'altro ricordiamoci comunque che R. Martin è quello che ha scritto le origini, le storie, l'ha pure confermato durante un'intervista in America, dei personaggi di Elden Ring, che sono tutto fuorché low fantasy. Là si è sbizzarrito tutto il fantasy che non ha messo qui. Sì, sì, là. Che lui ha confermato, che ha detto: io mi sono inventato il sistema della runa, le rune sulla runa spezzata, questi qua che acquisiscono i poteri. L'ha detto in un'intervista, io ci sono rimasto. Io non pensavo fosse tutta farina del suo sacco, anche la parte magica. Sì, no, la parte delle rune l'ha confermato. E quindi capite che è un autore che se volesse potrebbe fare un sistema high fantasy veramente prepotente. Comunque. Sappiamo che, a prescindere da tutti questi discorsi, voi amate speculare su tutti i motivi storici, parallelismi, eccetera. Fatelo voi nei commenti, noi ci siamo concentrati solo sugli aspetti. Però fatelo fantasy. In maniera gentile, non fatela con la supponenza di venire a spiegare la verità, 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 veritates, provata, provatit, non lo so. Anche perché povero Martin poi deve passare come quello ignorante in storia solo perché non fa le cose super accurate, magari... Le ha fatte non accurate di proposito. Perché gli andava. Perché, è lo scrittore. Perché su alcune cose di storia ogni tanto dice le cappellate. Chi se ne frega, non è uno storico, è uno scrittore. Ragazzi, andate voi nei commenti, siete liberi, fate tutto quello che volete. Noi il nostro l'abbiamo detto, speriamo che i ragionamenti vi sembrino sensati, comunque quelli relativi alle stagioni, la magia, le apocalissi varie. Noi adesso vi leggiamo, perché comunque, anche se non rispondiamo ai commenti, li leggiamo sempre tutti. Non è più fattibile rispondere ai commenti, vista l'amore di lavoro degli ultimi giorni, Dio mio. Se volete sostenere il canale, lo sapete, un mi piace è sempre gradito, i commenti li leggiamo, le condivisioni sono il metodo migliore per farci conoscere anche ad altri fan della saga. E poi, se volete sostenere anche economicamente il canale, c'è Patreon, trovate il link in descrizione. E se decidete di far parte dei nostri guardiani della notte, sarete qui nei titoli di coda di ogni canale. Poi ragazzi, di ogni c'è video, anche... non di ogni canale. Vabbè, me li metto anche sul mio canale, i patron nostri del mondo di ghiaccio. Abbiamo un altro canale. Ma sì, tanto, siccome abbiamo già poco da fare nella vita, apriamoci un altro canale. Ma dai. Dobbiamo fare il canale dei cammelli. Sì. Sì, dobbiamo farlo. Qualcuno lo devi fare tu. Io c'ho il canale mio di mitologia, poi c'abbiamo il canale nostro, ti fai il canale tu dei cammelli. Cammellamente. Beh, non mi copiare però, scusami, il copyright sì. Devo mettere su mitologia. Però così riesce tutto... Tu dici un brand? No, diciamo, è simmetrico. Ah, c'è ragione. Però poi facciamo il canale di Union, il mondo del mitologico e del cammello. È bello che YouTube ci consiglia di non perdere tempo nei finali, perché poi la gente finisce di vedere i video e poi la parte finale va in invece noi perdiamo tempo, noi perdiamo arriviamo tempo, al finale diciamo le cazzate, sì, perché questo è l'ultimo video del giorno, tra l'altro, quindi stiamo carichi a mille di minchiate. Altro sponsor Pamplink, oggi c'è sconto Stannis per avere il 20% di cashback e un paio di calze in omaggio su ogni questo vostro acquisto in questo store di magliette, scarpe, felpe, zaini, penne, chi più ne ha più ne metta, con grafiche a tema nerd. Ci vediamo al prossimo video, Vardo Irish. Così dovremmo fare ogni volta. Ogni volta dovremmo fare, ma noi siamo minchioni nell'anima.